Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di strategie di investimento per ridurre la volatilità e ne parliamo con Carlo Benetti, Market Specialist di GAM Italia, e con Paolo Cappelli, Risk Manager di Etica SGR. Benvenuti. Buongiorno. Noi riprendiamo la puntata dopo la pausa estiva, quindi che cosa è successo sui mercati in questi mesi estivi e come si presenta il settembre, insomma il prossimo autunno in termini di volatilità? Ci sono sempre le varie questioni relative alla Trump con la Cina, poi ci sono voci di recessione, poi c'è stata la crisi di governo italiano, quindi insomma poi c'è la Brexit che ancora non si sa bene come verrà affrontata, però c'è una gran confusione, quindi come si presentano adesso i mercati? Benetti. Beh, un proverbio toscano recita, chi dorme d'agosto dorme a suo costo, perché in agosto nella campagna c'è molto da fare. E in effetti nella storia dei mercati finanziari agosto è sempre stato, o comunque spesso è stato, ricco di sorprese. Nel 71 con Nixon, Kucha approfittava di agosto per redigere il suo intervento all'Assemblea di Mediobanca di ottobre, ma soprattutto per curare le operazioni più delicate. Noi abbiamo cominciato lo scorso agosto con gli insulti di Trump al presidente della Federal Reserve Powell, le minacce alla Cina, la Cina risponde con la svalutazione dello yuan, poi ci sono state le proteste a Hong Kong, le primarie in Argentina che hanno cambiato il corso degli eventi, delle pubbliche finanze, dei mercati in quel paese, quindi abbiamo avuto un carnet molto ricco per non farci mancare nulla la crisi di governo nel nostro paese. Ottobre si presenta, settembre la ripresa si presenta però con elementi, con alcuni elementi costruttivi. Trump, maestro della negoziazione, alterna le minacce con atteggiamenti condiscendenti, come infatti ha cambiato il registro, ha attenuato il registro. A Hong Kong le proteste continuano, però è stata ritirata qualche giorno fa la legge che aveva innescato quella dell'estradizione. Le banche centrali restano favorevoli, restano con una politica accomodante. Il 2020 sarà un anno elettorale, Trump farà molta attenzione a non rompere il giocattolo di una borsa che cresce, di un'economia che tira. Questi sono alcuni elementi che ci fanno guardare con un certo, con cauto ottimismo agli ultimi 3 mesi dell'anno, all'ultimo trimestre dell'anno. Quindi siamo un agosto piuttosto tumultuoso, ma adesso c'è un po' di pace. Ma in termini di volatilità, questo come si traduce? Sì, come ha detto correttamente il collega Benetti, come spesso accade, agosto ha registrato degli spike di volatilità, in particolare per, diciamo, le motivazioni summenzionate, non ultima anche la Brexit. Ancora ad oggi in realtà non si sa come andrà a finire la storia della Brexit, perché il Premier Johnson vorrebbe indire nuove elezioni, il Parlamento sembrerebbe non essere d'accordo, insomma, è tutta una situazione in fieri, in movimento. In realtà tutto ciò ha comportato il fatto che se si calcola la volatilità come spesso si fa a un anno, comprendendo il mese di agosto, la volatilità dei portafogli, indipendentemente che siano azionari, obbligazionari o misti, ha registrato un leggero aumento. Leggero in realtà direi significativo, via. Portafogli azionari anche abbastanza prudenziali, conservativi, che hanno di fatto dei VAR, è diciamo una misura, un altro modo di volatilità, che avevano una misura intorno all'1,5% giornaliero a fine luglio, a fine agosto hanno registrato VAR intorno all'1,70-1,75, quindi circa 20 basis point di aumento di daily volatility o daily VAR in questo caso è senz'altro significativo. Settembre però è iniziato con un calo abbastanza deciso di volatilità, sia lato obbligazionario per quanto accaduto anche in Italia col governo. Vedersi lo spread che è sceso a livelli minimi, intorno a 147, oggi in realtà viaggia appena sopra l'1,50, 1,52, insomma a livelli molto contenuti, e questo ha fatto sì che la volatilità dei titoli obbligazionari, nello specifico governativi, ma anche corporate, insomma, di fatto si fosse ridotta, sia lato azionario, perché esattamente come diceva il collega Benetti, alcuni dei motivi che hanno innescato gli spike di volatilità sull'equity, in particolare US, sono parzialmente rientrati.
Adesso Trump sembra più accomodante proprio perché si avvicina l'anno elettorale e nessun presidente vuole andare all'elezione con una borsa in calo. Non è mai successo che un presidente abbia rivinto il mandato con una borsa in calo, quindi lui non vuole essere il primo a rischiare, giustamente, sia perché altre piccole situazioni sono state in parte disinnescate, vedasi Hong Kong, vedasi insomma situazioni generali dell'economia, che tuttavia presentano ancora degli elementi non pienamente risolti. È vero che è più nei numeri che nella sostanza il pericolo di recessione, però i dati della Germania inducono anche noi europei a essere un po' meno ottimisti. E negli Stati Uniti rimane, diciamo, il divario interpretativo, la dicotomia tra ciò che dice il Presidente e ciò che dice la Fed, e questo prima o poi dovrà essere risolto, e si traduce ancora in una, diciamo, turbolenza latente sui mercati. Però, in senso generale, direi che la volatilità a settembre è rientrata rispetto agli spike che si sono visti ad agosto. Quindi possiamo dire che, insomma, le elezioni americane, almeno il periodo che intercorre da adesso alle elezioni americane, ci può dare uno spazio di minore volatilità. Di minore volatilità, per le ragioni che ricordava Paolo, può darsi, ma certo di abbattimento del rischio, di le probabilità di incidente, proprio perché nessun presidente Trump, men che meno, vuole rischiare di rompere un giocattolo che sta funzionando. Il taglio alle tasse che ha applicato ha funzionato, gli effetti latenti stanno ancora perdurando. Ecco, l'unica da tenere d'occhio, questa incertezza, il vero frutto avvelenato delle guerre commerciali, non è il peso sulla ricaduta sul PIL cinese o sul PIL americano, che è modesto. Il vero frutto avvelenato è un'incertezza diffusa, e questo è già sta succedendo nei consumi, nel consumatore, nel reddito delle famiglie, lo ha calcolato la Federal Reserve di New York, e soprattutto nella spesa in capex, cioè gli investimenti fissi. Siccome guardano a lungo termine e gli imprenditori, le grandi corporate America dubita della qualità della ripresa, che siamo nella fase di ripresa la più lunga della storia, dallo scorso giugno ha battuto il record, ecco, la spesa per investimenti è crollata da più 11% lo scorso anno a più 3%, questo è un elemento da tenere d'occhio. Però i consumi restano ancora solidi, reggono ancora l'economia americana, questo è un elemento di conforto, le banche centrali e l'altro, la Federal Reserve. Poi faremo un'altra puntata, dottoressa, sul valore dell'indipendenza delle banche centrali, però allo stato la Federal Reserve è allineata e coperta con le politiche di Trump, cercherà di non dispiacere. In questo scenario che è stato così ben descritto, quali sono insomma le strategie più innovative che possono essere applicate per la costruzione dei portafogli? Sì, questa è un'ottima domanda, ovviamente. Diciamo che le strategie favorite dalla situazione attuale di sostanziale incertezza, come diceva Carlo, ma tutto sommato di tranquillizzazione dello scenario complessivo, possono essere quelle un po' miste intendo in parte passive e in parte attive. In parte passive, di fatto, per seguire l'andamento degli indici che adesso sembra essere tornato, diciamo, in terreno favorevole. In parte, poi le percentuali ovviamente le deve decidere il gestore, in parte attive, proprio perché l'estrazione di alfa deve essere, una strategia ben ponderata, ben considerata, sempre costruita in modo tale da poter cogliere i diversi aspetti di rischio e saperli arginare. Quindi, siccome ci sono ancora degli elementi di incertezza che potrebbero manifestarsi, non si sa esattamente quando, è buona cosa che la parte attiva venga gestita, diciamo, con un grano salis, con una proporzione adeguata rispetto a quella passiva. Quale sia l'esatta proporzione, ovviamente, è l'elemento dirimente sul quale si può discutere. In questo, secondo me, visto che la mia formazione, diciamo, è di risk manager, può intervenire in modo preponderante la gestione del rischio, perché chiaramente le performance vanno sempre viste risk adjusted, quindi sempre considerando non solo il rendimento atteso ma anche il rischio che si corre. E visto che io sono risk manager di etica SGR, mi sento di spendere una parola, ad esempio, anche nella gestione del rischio ESG, perché alcuni degli aspetti innovativi che ci
citava lei, quindi nuovi prodotti, diciamo, versano nel settore, nel versante dell'SRI o ESG, cioè tutte quelle strategie che guardano non solo alla governance delle aziende, come si è sempre fatto, ma anche agli impatti e alle ricadute socioambientali. E cercare di identificare in modo mirato e quantitativo la componente di rischio associata a queste componenti, quindi quello che noi chiamiamo rischio ESG, secondo me diventerà sempre più rilevante. Noi abbiamo sviluppato una nostra metrica, che vista la mia formazione di fisico si rifà il concetto di entropia, e diciamo, abbiamo scritto anche alcuni paper nei quali cerchiamo di dimostrare che l'utilizzo di questa metrica a fianco delle metriche tradizionali finanziarie serve a ridurre, o meglio a migliorare più che altro, serve a migliorare la stima della volatilità attesa. Quindi un modo, non dico di gestire la volatilità dei portafogli, ma di saper meglio prevedere la possibile volatilità degli stessi e includere all'interno delle metriche di rischio, oltre a quelle finanziarie, il VAR che citavo all'inizio, o altre metriche diciamo standard, anche approcci più o meno diciamo, sofisticati di stime di rischio ESG. Quindi gestione passiva però con rendimenti veramente molto bassi adesso, e gestione attiva però molto, molto rischiosa. Come si riescono a conciliare? Lei fa bene a ricondurre la nostra conversazione alla concretezza delle scelte di comportamento degli investitori. Faccio una considerazione generale. Gli investitori non devono cambiare il portafoglio, la struttura di portafoglio al cambiare degli scenari finanziari. Abbiamo commentato agosto, stiamo commentando l'ultima parte dell'anno, perché si presume che i portafogli siano fondati su una prospettiva di lungo termine e resilienti ai qualsiasi refolo di volatilità nel breve termine. In una considerazione invece più particolare, venendo al ragionamento tra componente attiva e passiva, siamo in un mondo complesso per cui la gestione passiva, che ha avuto grande successo negli ultimi 10 anni, ma sono stati anche 10 anni quasi monodirezionali, e oggi sta cambiando lo scenario, ci stiamo orientando in una oscillazione direi laterale o comunque con molti margini di incertezza, la gestione attiva diventa più importante, cioè il saper riconoscere il valore, guardare gli spread di credito, guardare i fondamentali, le attese degli utili per quanto riguarda le azioni, gli spread di credito per le obbligazioni, i caratteri fondamentali dei singoli paesi per quanto riguarda l'allocazione nelle aree emergenti. Direi che il gestore attivo riesce a esprimere maggiore valore stando alla larga da quelle attività meno promettenti, mentre la strategia passiva per definizione compra e vende in blocco. Quindi se volessimo parlare di evoluzione di asset management, lei come la vede? Allora, senz'altro concordo con quanto ha detto Carlo, e un asset manager evoluto deve cercare di trovare il giusto mix tra passivo e attivo. Lei diceva giustamente, poneva la questione correttamente del fatto che una gestione attiva di per sé può intrinsecamente comportare maggior rischio, però come dicevo prima, in realtà quello che va valutato è diciamo la performance risk adjusted. Allora io posso consentire al mio portafoglio di avere un determinato livello più alto di volatilità a fronte di un'attesa di performance proporzionalmente più alta. Diciamo che l'asset manager moderno, diciamo, sta cercando sempre più di includere al suo interno, si vedono i grandi player come BlackRock, come Amundi e compagnia bella, tematiche tipo SRI, quelle che citavo in precedenza, essenzialmente per due motivi, credo. Il primo, perché ci si rende conto che per effettuare degli investimenti di lungo periodo, esattamente come diceva Carlo, in modo tale che non si debba cambiare la struttura del portafoglio a ogni refolo di vento o a ogni oscillazione dei mercati, per evitare tutto questo è necessario tener conto anche di componenti, di fattori di rischio se vogliamo, che una volta non erano considerati. Ci sono diversi studi, anche indipendenti, diciamo, anche del World Economic Forum, quindi diciamo non di parte, okay, che dimostrano come per la stima del rischio e di conseguenza per le performance ottenute dal portafoglio, non è sufficiente utilizzare solo i fattori di rischio macroeconomici standard, ma
è sempre meglio, o sta diventando sempre più importante, utilizzare anche fattori di rischio, diciamo ESG. D'altronde anche l'ultimo report del World Economic Forum individua tra i rischi principali dei portafogli, ad esempio, il rischio climatico. Quindi un asset manager moderno deve anche dotarsi di quelle expertise, di quelle capacità di utilizzare non solo i fattori di rischio tradizionali, ma anche quelli, diciamo, più innovativi, ad esempio rappresentati dall'ESG. Il secondo motivo è anche, se vogliamo, normativo. Come ormai sappiamo, perlomeno in Europa, la Commissione europea ha lanciato il progetto di taxonomy, il TAG, in particolare focalizzato sui rischi climatici, che prima o poi, quando diventerà del tutto operativo, costringerà anche gli asset manager a gestire, tenendo conto dei potenziali rischi che il cambiamento del clima avrà sui portafogli. E questo diventa ormai, credo, imprescindibile. Quindi c'è una valutazione molto più approfondita delle aziende, cioè anche a questo punto, che comporta anche il fatto di essere vicini alla governance delle aziende, di comprendere, di capire quali possono essere le strategie future. Sì, è il valore centrale della gestione attiva, appunto indagare i fondamentali, le aspettative degli utili, perché poi ricordiamoci, certo, proprio l'ABC dell'investimento, l'ancoraggio ai fondamentali, gli utili sono la bussola. Poi certo parliamo delle banche centrali, il supporto, però non perdiamo di vista questo, è quello che diceva Paolo, dei fattori ESG, se posso dire in modo molto modesto da appassionato della materia, dei tre, il G, la governance, è probabilmente il più importante, perché è dalla gestione del management che derivano comportamenti che poi gestori attivi valutano nel lungo periodo. Lei diceva prima, ritorno alla sua domanda del portafoglio ideale, di come costruire il portafoglio, alla componente passiva per quelle aree core più efficienti, vedrei nella parte satellite al complemento quelle strategie, quegli strumenti di investimento che affranchino il portafoglio dai rischi della direzionalità che abbiamo commentato in apertura, e ad esempio quelle strategie, oltre a quelle elencate da Paolo, che seguono i trend demografici di pluriennali, e quindi l'health care, l'attenzione ai temi della salute, vediamo quando il reddito maggiore nell'Asia o nell'America Latina, investimenti in salute, in sanità, ma anche un occidente anziano. Noi siamo il nord del mondo, che siamo seduti su una ricchezza costruita in 250 anni di storia dalla rivoluzione industriale a oggi, però siamo anche vecchi e investiamo molto nella ricerca farmaceutica, nel miglioramento delle aspettative di vita. Un altro tema è quello del lusso, dei consumi, l'emulazione delle abitudini di consumo occidentale da parte dei nuovi ricchi, della nuova borghesia nelle aree emergenti, o strutture, strategie di investimento di nicchia, come ad esempio, rimanendo nei bond, la parte junior della struttura del capitale di emittenti di ottima qualità, che hanno con una probabilità di default estremamente, estremamente limitata. Anche queste sono strategie che affrancano dalla direzionalità e richiedono una gestione attiva. Ecco, il fatto di entrare di più, di vedere di più i trend, è un fenomeno nuovo questo, cioè negli anni passati si analizzavano meno i costumi e l'evoluzione del sociale. Allora, sì, direi di sì, nel senso che negli anni passati ci si focalizzava quasi esclusivamente, poi dipende ovviamente dalle società di gestione, insomma, la moda, quindi la tendenza generale, moda in senso matematico, era di focalizzarsi sulla G, nel senso che da sempre, come giustamente diceva Carlo, il gestore guardava la governance di una società, l'aspetto ambientale e sociale era, diciamo, poco considerato, proprio perché però vivendo in uno scenario diverso, okay, in cui ad esempio i rischi climatici non sussistevano, non erano percepiti come tali, e diciamo anche tutti i rischi collaterali ai rischi climatici, vedasi insomma le migrazioni a cui stiamo assistendo, vedasi insomma, i problemi delle siccità, dei tornado e compagnia bella, tutto ciò poteva far sì che bastasse guardare la G. Adesso ci si deve focalizzare anche sulla E e sulla S. In realtà però bisogna anche dire, i trend storici sono sempre stati sotto osservazione. Diciamo, la finanza non è una scienza,
però è diciamo, qualcosa di empirico che parte dall'analisi di dati anche secolari, diciamo, di trend quindi anche pluriennali. Questo è sempre stato visto. Il problema di fondo è che fino a poco tempo fa si guardavano i trend storici presupponendo che questi si sarebbero potuti ripetere. Perché si supponeva una stabilità, diciamo una stazionarietà, si dice così, del contesto generale, dello scenario generale. Cioè sostanzialmente si diceva le regole, che non conosciamo ancora, ma le regole della finanza più o meno sono sempre quelle. Adesso ci si è resi conto che, anche dovuta alla digitalizzazione, alla globalizzazione, ai social e compagnia bella, non è proprio così, cioè stanno emergendo delle evidenze per cui le regole fondamentali della finanza non sono solo quelle assunte implicitamente una volta. Quindi per far fronte di questo, a fronte a questo si sta cominciando ad analizzare i trend con un occhio diverso. Ecco, direi che in Quindi passato se non è che non parliamo si di analizza. prossime sfide, cosa possiamo dire? Ecco, allora, come analizzare i trend con occhi diversi? Allora, c'è chi dice utilizziamo l'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale di fatto prende tanti dati e, usando diciamo la scienza, tra virgolette, dei big data, cerca di estrapolare dai tanti dati che sta analizzando dei pattern o insomma dei modelli predicibili per il futuro. Allora, io, essendo fisico, devo dire, come diceva Einstein, Einstein diceva: non vorrei mai vivere in un mondo dominato dai computer. Questo mi trova totalmente d'accordo, ma a prescindere dai gusti personali, qual è il problema dell'intelligenza artificiale? Che, come stavo cercando di dire, analizza tutti i dati storici e in base a questo inferisce un'ipotesi del futuro. Ma il contesto, il condizione al contorno, si direbbe in matematica, entro le quali l'intelligenza artificiale va a fare delle previsioni, possono cambiare. Ecco, se cambiano le condizioni al contorno, tutte le analisi fatte non hanno nessun valore statistico predittivo. L'essere umano, quindi il buon gestore in questo caso, è ancora in grado, certo a fatica, bisogna individuare, come diceva Carlo, i gestori giusti, mica tutti sanno gestire traendo alfa i portafogli in qualsiasi situazione, però il gestore bravo sa individuare il modo di reagire e di adattare il portafoglio anche se le condizioni al contorno sono drammaticamente cambiate. L'intelligenza artificiale credo che al momento non sia ancora in grado di farlo. Benetti, prossime sfide? Allora, raccolgo la considerazione di Paolo, perché le prossime sfide per l'asset manager sono almeno su tre filoni. Quello della tecnologia, che ha appena ricordato, quello della generazione di alfa, appunto abbiamo parlato della gestione passiva, quindi i closed index, quelle gestioni che sono non passive ma nemmeno decisamente attive, dovranno fare i conti con la propria vocazione, quindi generazione autentica di alfa in strategie di nicchia non direzionali, ma è la terza sfida, offrire servizi in termini sia ai professionisti che ai risparmiatori. Il rapporto Consob del 2018 mostrava come i risparmiatori italiani abbiano una forte considerazione delle proprie capacità, confidino molto sulla propria capacità di giudizio, eppure in quello stesso campione di intervistati il 50% non aveva sufficienti competenze finanziarie e l'80% non aveva dimestichezza con il concetto di probabilità e solo il 20% ammetteva di avere bisogno di maggiore informazione finanziaria, di maggiore educazione e paradossalmente un 20% più scolarizzato e più esperto, quindi una sorta di comma 22, che se sei pazzo puoi chiedere l'esonero alle missioni di guerra, ma se chiedi l'esonero evidentemente non sei pazzo, chiede di essere assistito da un consulente, chi è già molto sofisticato rispetto a chi non lo è. Questa è la terza sfida, tornando alla tecnologia, non è soltanto il robo advisory, è anche appunto l'algoritmo che genera l'ordine, il ticket che va al Certo. broker senza l'intervento umano. C'è un romanzo di Harris, L'indice della paura, che immagina come l'intelligenza artificiale prenda possesso della società di Edge che la utilizzava. Un romanzo interessante da leggere, l'ho letto quest'estate, lo si può leggere, è carino. Però io dico che l'intelligenza artificiale è un punto ineliminabile, è la nuova frontiera interpretata non come alternativa al gestore attivo, ma come strumento
che aiuta o semplicemente affianca il gestore attivo. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata, saluto tutti i telespettatori, ringrazio Carlo Benetti, Market Specialist di Gamma Italia, e Paolo Capelli, Risk Manager di Etica SGR. Grazie a voi. Arrivederci alla prossima puntata qui sulle Fonti TV.